facciamo un applauso al maestro, dai. Però se è per Gesù, più forte. Io sono convinto che lo Spirito Santo ha fatto miracoli incredibili. Sono proprio convinto, proprio convintissimo. Me l'ha detto e poi mi racconterete di questo. Ho visto proprio genetica che cambiava. Ho visto qualcosa dentro di noi che cambiava. Che anche se il nemico vuole distruggerlo, Dio è più forte di qualunque nemico. Amen. Anche se vogliono cercare di cambiare il DNA dell'uomo, noi abbiamo il DNA di Dio. Amen. Voglio dare il benvenuto a tutti, perdonatemi, ma no. Allora, quanti hanno freddo? Nessuno. Poi, amen. Alleluia. Allora, lo Spirito Santo ha già fatto tutto, ok? C'è stato un momento forte, ragazzi. Alleluia. Allora, intanto voglio ringraziare Dio perché dai report che mi hanno fatto i leader e da quello che mi hanno detto, le case di pace sono andate non bene, ma benissimo, ok? Quindi continuiamo a invitare persone nelle case di pace perché sono convinto che quello che vedremo nelle case di pace sarà più grande di quello che vediamo in chiesa la domenica. Amen? Naturalmente aspettiamo persone che aprono la casa, spalancano le porte della propria casa perché un'ondata di unzione arriva. Non ci interessa dove abiti, puoi abitare anche a Panacuocolo, ma veniamo anche lì. Amen? Gloria a Dio. E giusto per fartelo sapere, abbiamo una casa di pace a Pomigliano, quindi per favore, se sei da queste zone, anche Pomigliano e dintorni, ci sta una casa di pace qui. Abbiamo una casa di pace a Torre e una casa di pace a San Giovanni, a Teduce. Lo rendo un po' più. E quindi, e già diversi di voi mi hanno detto che vogliono aprire la casa. Ok? Crediamo in un raccolto meraviglioso. Amen? Ok. Allora, se non mi dimostrate un po' di entusiasmo. Allora, ti faccio una promessa, 10 minuti. 10 minuti, no, veramente, 10 minuti. Non ho un messaggio molto lungo, ma un messaggio molto semplice. Proprio un messaggio semplicissimo. Ma questo mi ha dato lo Spirito Santo e questo vi porto. Il messaggio di domenica scorsa ho avuto molti messaggi, non solo da parte della Chiesa, ma anche da parte di quelli che l'hanno ascoltato su YouTube. Eccetera eccetera, si dice che è stato un messaggio molto molto forte, ok? Quindi qual era il tema? Ammazza che chiesa che ho. E il tema del messaggio qual era? Non ve lo siete andati a vedere su YouTube, eh? Eh? Un incontro mamma mia, Gesù, portami in un'altra chiesa. Sto scherzando. Sto scherzando. Ok. Allora, è un messaggio ravvicinato, un incontro ravvicinato, quindi andatevelo a risentire. Allora, Esodo 17, per chi ha la Bibbia. Allora, voglio iniziare con un'espressione che credo tutti, almeno una volta nella vita l'abbiamo detta. Quanti di noi almeno una volta nella vita hanno detto, lo dico in napoletano, in milanese, in spagnolo, in milanese, lo dico in milanese. Quanti almeno una volta nella vita avete detto, mi sono caduto i bracci? Per una situazione, per una... non lo so. Nessuno. Mamma mia, ma io l'unico naturale sono io, poi tutti extraterrestri.
Non vi siete mai trovato a fare lotte che avete detto, mamma mia, sto stanco, mi sono caduto, oh, non ho più forza, avete mai detto sta cosa? Gloria a Dio, qualche braccio che si alza, alleluia. No, pensavo che a volte, sa, siete, cioè, quando vi tagliate esce il sangue a voi, ah, gloria a Dio. No, pensavo che usciva solo a me, sa, extraterrestre, ero solo io qua. Ok, gloria a Dio. Allora, Esodo 17. Perché ho iniziato con questa espressione? Perché per quelli che sanno la Bibbia, che già dall'episodio che vi leggerò capirete tutto, al versetto 8 del capitolo 17 c'è una storia che conosciamo tutti, ce l'hanno insegnata pure nella scuola domenicale, e dice al versetto 8: allora venne Amalek per combattere contro Israele a Refidim. E chi è il capitolo 17? Ah, gloria a Dio, ti parla proprio questo. Non sapeva che era Dio che... Allora, Esodo 17 versetto 8: allora venne Amalek per combattere contro Israele a Refidim, e Mosè disse a Giosuè: scegli per noi degli uomini ed esci a combattere contro Amalek. Domani io starò sulla vetta del colle col bastone di Dio in mano. Allora, già qui possiamo vedere un momento particolare, perché dice, ma Israele non ha fatto a tempo a uscire dalle grinfie del faraone, che, no? Se è capitato, si è innalzato, tra virgolette, già un altro, chiamiamolo popolo, contro Israele. Non so se ti è mai capitato che sembra che appena che sei uscito da una situazione, pam! Dice, aspetta, magari stavi un po' riposando, come si dice, stavi pigliando, stavi prendendo un po' fiato in italiano, se no qualcuno poi magari, che subito... Così è successo. E Amalek, cari miei, Amalek è stato un popolo un po' cattivello, perché quando la Bibbia qui dice che ha attaccato Israele a Refidim, Refidim significa, quanti lo sanno? Luogo, in spagnolo si dice di descanso, luogo di riposo. Quindi in poche parole Israele stava per dire... Ah, stiamo un po' riposando, no? Cioè, ma è come se tu appena finisci, che ne so, una traversata atlantica, che vuoi riposarti e ti vai a mettere magari in un luogo tranquillo. Ma la Bibbia dice che Amalek, che fece una sporcata, si può dire, fece una... attaccò Israele da dietro e andò a prendere i più deboli. Quindi fece una... Quindi se tu... Purtroppo nella vita ci sta sempre chi è più debole, chi è più forte, chi magari ha più intimità con lui, chi ne ha di meno, si trova sempre. Per questo in questo tempo, e adesso lo capiremo, e il tema del messaggio è tempo di alzare le braccia, e adesso vi dico perché. Quindi qui troviamo che mentre il popolo di Israele subito si innalza Amalek. Perché si innalzò Amalek? Chi è Amalek? Cosa fa Amalek? Amalek è quel tipo di spirito che si mette tra te e Dio per non farti raggiungere le sue promesse. Hello? Amalek è quel tipo di spirito che si mette tra te e Dio per non farti arrivare nella terra promessa. Quindi all'improvviso, mentre tu ti hanno profetizzato, ti hanno detto che farai questo, mentre la parola di Dio è arrivata in casa tua, sarai salvato tu e la tua famiglia, mentre l'unzione arriva, mentre la gloria ti accompagna, viene Amalek. E Amalek, che cosa ha fatto? È andato dai più deboli. Non si è presentato davanti a Mosè, si è presentato all'ultimo, dove c'erano magari donne e bambini, sa, un po' i più debolucci. Si è presentato lì. Quindi se tu nella tua vita
ti trovi ad essere debole in questo momento, se tu nella tua vita ti trovi con le braccia pesanti, io voglio dirti una cosa: lo Spirito Santo sta qui proprio per te. Perché sempre ci sarà qualcuno che ha una strategia per distruggere Amalek. Non ti preoccupare, stai sereno. Tutto quello che sta succedendo, c'è sempre qualcuno che innalza uomini come lo fece Mosè. C'è sempre Dio che in ogni tempo ha alzato uomini e donne per far sì che quello che è scritto nella Bibbia si realizza sulla tua vita. Per questo non importa quanto pesanti sono le tue braccia, io sono qui da parte di Dio per dirti che questa sera Dio ti alzerà le braccia affinché tu possa vincere contro Amalek. Che cosa disse Mosè? Naturalmente Mosè non è che si scoraggiò, oppure chissà che, mamma mia, no, no, Mosè subito, strategia pronta, chiamò Giosuè e disse: scegli per noi degli uomini, scegli per noi degli uomini. Mosè non disse a Giosuè: chiama tutto il popolo. No, scegli per noi degli uomini, uomini fedeli, uomini coraggiosi, uomini che hanno sulla parola la voce di Dio, uomini che nonostante tutto dicono: costi quel che costi, io combatterò per la nazione. Hello. Oggi molti si tirano indietro, oggi molti dicono: vabbè, lascia stare, oggi molti dicono: vabbè, ma tanto. No, Giosuè, chiamami degli uomini. E la cosa meravigliosa che qui possiamo vedere, ragazzi, purtroppo non so se per te è una bella notizia o una brutta notizia, il nemico non si sta mai fermo. Ma non so se per te è una bella notizia o una brutta notizia, ma il nemico non si sta mai fermo, mai. C'ha una perseveranza a volte più dei cristiani, veramente. Sta Amalek, e chiunque voglia dire, sta sempre lì pronto. E come ti vede che ti stai riposando un poco, come ti vede che, sa, hai smesso pure un po' di pregare, come ti vede che ti sei un po' allontanato dalla scrittura, non frequenti magari più la chi, spam, uilloc, esce Amalek tutto bellino, e poi ti devono fare cura pastorale, e poi ti devono rattoppare un po' tutte le pezze che si sono strappate, i cuori che si sono rotti, famiglie distrutte. Questa sera ti dico da parte dell'Eterno, non te lo dico per pomparti, ma perché te lo dico perché lui me l'ha detto a me stanotte. Lui è qui per darti forza nelle braccia, e te lo dimostro. Mosè disse a Giosuè: scegli per noi degli uomini ed esci a combattere contro Amalek. Scegli per noi degli uomini e scendi a combattere contro Amalek. Ragazzi, è straordinario vedere un Giosuè che non si è lamentato di un minuto. Giosuè poteva pure dire: è bello Mosè, perché non vai tu? Ma state seguendo, per favore, non vi distraete. Giosuè poteva dire: è bello Mosè, cioè se ne sta a casa, io devo andare a combattere. No, Giosuè, come uomo ubbidiente, per questo poi è stato il successore di Mosè, per questo Dio lo ha chiamato uomo forte, perché Mosè è uscito, Giosuè è uscito da sotto a Mosè. Quindi questo già sta parlando di tante cose nella Chiesa, perché nella Chiesa ci sono tante dinamiche che dobbiamo andare poi a vedere. Ah, perché lo devo fare io? Che un po' fu pastore. È bello Mosè, vai tu in battaglia, tu che fai? Però voglio dirvi una cosa e ti dimostro una cosa stasera. Quando Mosè disse: scendi a combattere contro, perché disse: domani io starò sulla vetta del colle col bastone di Dio in mano. Quindi mentre Mosè aveva una strategia, mentre tu fai l'azione, io ti accompagno con la preghiera. L'azione senza la preghiera è sconfitta sicura. La preghiera senza l'azione
è illusione. Quando metti la preghiera con l'azione, la vittoria è alle tue porte. Ragazzi, Amalek era un nemico spietato. Non era un nemico normale, era un nemico spietato, perché andò a prendere i più deboli. Ma a me mi incanta vedere poi qua al versetto 10: Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek. Com'è bello trovare una chiesa così, dove non si combatte per se stessi, dove non si combatte per il titolo, dove non si combatte non solo in chiesa, ma anche sui posti di lavoro, anche perché oggi la società, figuriamoci, cerca di scamazzarti, di opprimerti, di primireggiare, e il più povero togliamoli mezzo, cioè, questo va in tutti i rami della società, ma a volte anche purtroppo nella chiesa. Si combatte non per il regno, si combatte tra fratelli, si combatte tra ministri. E io devo andare a combattere io e tu te ne vai a pregare, che facciamo al contrario? E io devo fare sta cosa, perché tu non fai quello? Ecco che poi in mezzo al popolo, in mezzo a... c'è sta il mormorio, c'è sta quello contro quello, quell'altro contro quello, e poi qualcuno dice, ma come Aulim vengia quello? No, diciamo, che in questi tempi, diciamo, non è un caso, diciamo, che ti mandate questo messaggio. Dice, Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatte contro Amale. Mentre Mosè, Aronne e Ur salirono sulla vetta del colle. Ragazzi, questa era una strategia che Dio diede a Mosè. Quindi mentre Giosuè con gli uomini coraggiosi andavano a combattere, proprio a fare l'azione pratica contro Amalek, c'era Mosè che andò sul monte a pregare. E la Bibbia dice che andò col bastone di Dio, lo stesso bastone che aveva aperto le acque. Io immagino Mosè che era andato lì, e magari quelli che combattevano giù lo vedevano pure. E Mosè non era a caso che era andato lì alzando il bastone sulla montagna, perché stava magari facendo vedere a quelli che stavano sotto: vi ricordate di questo bastone che vi ha aperto le acque? Sarà lo stesso bastone che vi darà la vittoria su Amalek. Or avvenne che quando Mosè alzava la mano, teneva la sua mano alzata, Israele vinceva. Quando invece abbassava la sua mano, vinceva Amalek. Naturalmente qua non è, come dire, alza la mano, basta, cioè, non è una magia, no? Qui c'è un fattore spirituale molto importante che dobbiamo capire, naturalmente. Non è che Mosè si divertiva. No, è chiaro sta cosa, no? Quindi noi possiamo vedere, e quella non fu una preghiera, una battaglia di un'ora. No, ci furono molte ore. Prova a tenere le mani alzate per diverse ore. Inizi che non ce la fai più. E qui la Bibbia dice che Mosè conosceva bene chi era Dio. Mosè conosceva bene chi era Dio. Ma state capendo? E Mosè conosceva bene che cosa significava alzare le mani a Dio. Mosè lo sapeva bene che cosa significava il significato di avere le mani alzate. Le mani alzate hanno milioni e milioni di significati. Uno, ti stai arrendendo a Dio. Due, la tua battaglia, l'esito della tua battaglia non dipenderà mai dalle tue forze, ma da quello che Dio è. Quando alzi le mani al cielo, stai dicendo: Signore, io non dipendo più dalle mie forze, dipendo dalle tue. Quando
quante volte vogliamo combattere con le nostre forze, quante volte ci vogliamo mangiare sto mondo con la nostra intelligenza, con le nostre forze, e poi ci ritroviamo che all'improvviso ti è mai capitato che la mattina ti svegli come un leone e la sera ti senti come una formichina, come una pecorella? Ti è mai capitata questa cosa? Voi immaginate che ci stava una guerra in atto tra Israele e Amalek. Tu potrai dire, vabbè, ma quelli erano tempi del Vecchio Testamento all'epoca. Ok, qual è il tuo Amalek? Qual è il tuo Amalek che si sta alzando contro di te? Sarà forse lo spirito della religiosità? Sarà lo spirito della paura? Sarà lo spirito dell'ansia? Sarà perché oggi la paura fa da padrona a questo mondo? Perché oggi è finito il Covid e inizia la guerra, e poi finisce la guerra e inizia la benzina a 50 euro e inizia la paura, e poi mancherà le cose nei supermercati e la paura ti prende. Quello è il tuo Amalek. E se questo Amalek ti trova debole o ti trova che ti stai bello ciaciando, perché Amalek, che voi ci crediate o no, è uno spirito spietato, non ha timore di Dio in nessun ambito. Amalek, andate a leggere nella Bibbia, faceva paura. E la Bibbia dice che quando Mosè alzava le mani, Israele vinceva. Quando tu nella tua vita comprendi il significato di alzare le mani, no che mo tutto quando stasera andiamo a casa e magari ci aspettiamo che un angelo, oppure che ne so, le pentole si muovono da sole. Le voglio dire, alzare le mani, cari miei, ha un significato potente, ha un significato di vittoria, ha un significato che veramente può cambiare la tua vita e la vita di chi ti sta intorno. Una chiesa che non alza le mani è una chiesa che è destinata a perdere. Oggi si fanno incontri sopra incontri e poi incontri e ancora incontri, e tutta la gente che viene, vai, dobbiamo fare conferenze, dobbiamo fare quello. Quando fai un incontro di preghiera non c'è nessuno in chiesa. Quello significa alzare le mani. Ma se tu prima non le alzi a casa tua, ma figuriamoci, abbiamo la forza di andare in chiesa e alzare le mani. Sei tu che devi iniziare ad alzare le mani al cielo. E io voglio darti una bella notizia: nel momento in cui magari tu già lo stai facendo e ti stai accorgendo che sei stanco, perché veramente a volte hai lottato, ma hai lottato, hai pregato, hai digiunato, veramente a volte ci sono persone che come Mosè pregano, intercedono per qualcun altro, per la famiglia, per i figli, quanti di noi lo fanno? E magari non vedi risposte e magari sei stanco. Voglio darti una bella notizia, guarda che fecero. Quando invece abbassava la mano vinceva Amalek, ma le mani di Mosè si erano fatte pesanti. Quante volte le nostre mani si fanno pesanti? Quante volte le nostre mani diventano cadenti perché veramente abbiamo passato periodi a pregare, a combattere, e combatti con uno e poi combatti sul lavoro e poi combatti a casa e poi combatti con marito e poi combatti con la moglie. Insomma, stai sempre a combattere. Quante volte le braccia diventano pesanti? Però qui fecero una cosa straordinaria. E meno male che Aronne e Ur salirono con Mosè. Qua dice: così essi presero una pietra e gliela posero sotto, ed egli vi sedette sopra, mentre Aronne e Ur sostenevano le mani, le sue mani, l'uno da una parte, l'altra dall'altra. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Perciò Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente passandole a fil di spada, eccetera, eccetera, eccetera.
Perciò, voi immaginate se Giosuè era andato da solo con 7.000 miliardi di uomini più, i più valorosi, e Mosè non era andato sul monte a pregare. Quando capisci il significato della preghiera, quando capisci che devi alzare le mani all'Eterno perché Lui è l'esito della tua vittoria, allora la preghiera la fai diversamente. Non è più quella preghierina religiosa, non è un alzare le mani: Signore, grazie per il cibo, Signore, grazie per i vestiti, Signore, grazie per questa giornata. Tutti fanno questa preghiera, tutti quanti, pur quelli che non ci credono, pur quelli che non vanno in chiesa, tutti fanno questa preghiera. Ma qui si sta parlando di un esito che doveva cambiare le sorti di una nazione. Ma state capendo? Doveva cambiare le sorti di una nazione. E che cosa significa? Presero una pietra e gliela misero sotto. Su che pietra ti stai poggiando? Perché la Bibbia di una pietra mi parla, che è Gesù Cristo il Signore. Su quale pietra ti stai poggiando, chiesa? Sul fatto che vai in chiesa con la Bibbia sotto il braccio? Sulla pietra della religiosità? Su quale pietra ti stai appoggiando? Una pietra sarà in grado di farti rimanere le braccia alzate tutta la notte senza stancarti. Si chiama Gesù Cristo il Signore. In questo tempo più che mai sarà solo Lui a sconfiggere la tua paura. Sarà quella pietra a sostenere le braccia. Perché la Chiesa, il popolo di Dio, deve essere così. Uno mette il fondamento dei fondamenti, che è Gesù Cristo il Signore. Metti come fondamento della tua vita, della tua casa, del tuo matrimonio, la pietra, la roccia. Metti la tua, i tuoi piedi sulla roccia, che è Cristo Gesù. E non ci sarà vento, non ci sarà tempesta, non ci sarà Amalek, non ci sarà principato e potestà che potrà scrollarti. Mosè andò col bastone della fede, e io immagino, mentre lui era a pregare, mentre lui avevano le braccia alzate, io immagino che una gloria c'era che li avvolgeva, e io immagino che quelli che stavano sotto, Giosuè e i suoi uomini, vedevano quello che stava succedendo. E nel mondo dello spirito le cose si vengono a sapere. Il mondo dello spirito, quando trova una chiesa con le braccia, il nemico viene vinto a fil di spada. Una casa che è impregnata di mani alzate è una casa che non sarà toccata. Pastore, io ho paura del nemico. Paura del nemico? Quale nemico? Amalek? Absalom? Jezebel? Acab? Quanti ne vogliamo menzionare? Sapete loro dove stanno? Il diavolo conosce una cosa di me: quando porto di scarpe. A volte quando le persone mi dicono le cose, io sembra, pure mia moglie quando mi dice, sembra che io sto nel mondo delle favole. Non parlo, non dico niente, non mi... Sapete perché? Perché ho imparato e sto imparando. Quando alzo le mani, comincia a sentire. Questo è, ragazzi, che quando ti arriva una notizia... Arrivò una notizia di Israele e stanno attaccando, è Amalek. Immaginate, sì, Mosè era un tipo per questo, ma Dio ha dovuto fare un lavoro con Mosè, ragazzi. 40 anni, però i 40 anni prima del deserto dove stava? Nel mondo. Quindi 40 anni è stato nel mondo,
altri 40 anni ha dovuto togliere il mondo da lui. E poi, quindi ha fatto un lavoraccio, un processo, no? Immaginate Mosè. No, no, non passeranno 40 anni. Immaginate Mosè, appena ha saputo la notizia. Io alzo le mani, comincio a sentire. Io lo so che queste cose, pastore, ma ci stai trattando come a quelli della scuola domenicale? No. Però ragazzi, una persona che alza le mani nei momenti quando ti viene attaccata da Amalek, una persona che ha messo la propria vita sulla roccia, che è Cristo Gesù, si vede, tu non sei più lo stesso, tu vedi frutti, non passeranno 50 anni e stai sempre lì, è impossibile, ragazzi, è impossibile, altrimenti questa non è vera, ci hanno preso in giro. Qualcuno crede che la Bibbia non è vera? E la cosa bella, dice che Aronne e Ur tenevano le braccia alzate. Io voglio darti una bella notizia. Se tu sei stanco perché stai combattendo, se tu sei stanco per tante situazioni, io voglio dirti voglio darti una bella notizia. Se tu sei vero nel tuo cuore, se quella battaglia che stai facendo è vera, no, perché è vera, e magari stai combattendo per la salvezza di un familiare, stai pregando per qualcosa, io voglio darti una bella notizia. Dio sempre ti manderà un Aronne e un Ur a sostenerti. Quante volte ti sei trovato solo e all'improvviso ti arriva quel versetto? Quante volte ti sei trovato solo e ti ha chiamato il tuo fratello che non vedevi da tempo? Quante volte ti sei trovato solo a combattere, stremato, e te viene qualcuno e te viene... E quante volte ti sei trovato, mamma mia, mi sono cadute le braccia, pam, e viene Ur e Aronne che dicono, ehi, a volte trovi quei fratelli che se ne vogliono stare da soli. Ah, io mi sento un leone, ce la posso fare? Se Mosè, che era un uomo di Dio, ha avuto bisogno di Aronne e di Ur, tanto più noi. E la bella notizia è che Dio non ti lascerà mai a piedi. Quanto meno te lo aspetti, ci sarà un Aronne e un Ur che ti sostengono le braccia. E la cosa straordinaria, e concludo, Mosè costruì un altare a Dio. Quando Dio ti dà una vittoria, a quanti Dio ha dato una vittoria nella vita? Che cosa hai fatto dopo? Hai innalzato un altare? L'altare che lui alzò si chiamò "L'Eterno è la mia bandiera". Ci sarà una bandiera nella tua casa, ci sarà una bandiera di vittoria nella tua famiglia, ci sarà una bandiera di vittoria nel tuo ministerio, ci sarà una bandiera di vittoria nell'evangelizzazione che stai facendo, ci sarà una bandiera di vittoria nella chiesa, ci sarà una bandiera di vittoria nelle case di pace, ci sarà una bandiera di vittoria sulla tua vita. Tu sei destinato, se mantieni un cuore arreso e braccia alzate, tu sei destinato ad alzare un altare di vittoria, e su quell'altare dirai: fin qui l'Eterno mi ha soccorso. Su quell'altare dirai: l'Eterno è la mia bandiera. Su quell'altare dirai: ne valsa la pena di combattere tutto questo tempo, perché sempre ho tenuto le mani alzate, e anche quando non ce la facevo Dio ha inviato angeli a sostenermi, e ho visto la vittoria. Dio è la mia bandiera. Dio è la mia bandiera. Quanti possono dirlo? Dio è la mia bandiera.
Avete visto quelli che vincono e alzano la bandiera della vittoria? Così dobbiamo fare, perché Dio ci ha dato la vittoria su Amalek. Immaginate il popolo di Dio, che Amalek venne da Dio. Immaginate un po' quanti scoraggiati, quanti... Ma Mosè aveva una strategia. Ragazzi, che ci crediate o no, l'esito della nostra vita non viene dalle nostre forze, non viene da quando siamo bellini, e siamo tutti bellini, non c'è sta uno brutto in questa chiesa, veramente, non lo dico per... Oh, il Salmo 139 dice che siamo stati fatti in un modo meraviglioso. Ti puoi anche amare un po' di più, ok? No, amati veramente, amati, perché sennò offendi Dio. Oh, noi non veniamo dalle scimmie, la scimmia è brutta, noi no, noi veniamo da Dio, ok? Tu devi mettere la bandiera della vittoria nella tua casa, perché quando Amalek cerca di attaccarti e vede la bandiera della vittoria, dice: oh, ho sbagliato casa. Non mettere la bandiera della paura, non mettere la bandiera della rassegnazione. Se Dio, Filippesi 1:6 dice, se Dio ha iniziato un'opera buona in te, la porterà a compimento. Quindi se Dio ha iniziato un'opera nella tua casa, nella tua famiglia, nei tuoi figli, nel tuo matrimonio, stai per certo che Lui la porterà a compimento. Quindi è tempo di alzare le braccia, chiesa. Non è più tempo di stare lì tutti. Chissà che sta succedendo. Alza le braccia, perché la vittoria è sul monte col bastone di Dio. Riprenditi tutto ciò che il diavolo ti ha rubato, riprenditi tutto, ma non lì. A volte facciamo più azione, pochissima preghiera. Perché non andare a preghiere? È più facile fare azione, è più facile. Buve chi? A ciò fai? Aspetta, tenga soluzione. E poi le braccia invece di stare così. A quanti è capitata questa cosa? Ha già trovato la soluzione. Buve chi? Andiamo qua. Signor. Com'è difficile trovare una persona che sta con un cuore arreso e con braccia alzate oggi. Com'è difficile trovare uomini e donne in questa posizione. Oggi si trovano solo uomini e donne. Magari. Veramente. Nelle macchine. Oggi a San Giovanni è passato uno. Ui, che? Uno per... Gente che... Se la Chiesa non si fa trovare come una Chiesa che prega, tenendo le braccia libero, perché se tu hai le braccia nel cielo, allora puoi portare qualcosa sulla terra. Se tu hai le braccia nel cielo, la tua risposta non sta nel pastore, la tua vittoria non sta in un apostolo, la tua vittoria non sta in me. Amo meno pastore. La tua vittoria sta nelle mani alzate. Poi Dio ti manderà anche Aaron e Ur. Perché ti li manderà? T'ha mai mandato? Gloria a Dio. Bella questa, Antonio e Palma. Oggi forse siamo Aaron e Ur di qualcuno. Grazie Mari, grazie, gloria a Dio. Per me e per mia moglie è un onore. Noi non vogliamo essere Mosè, che questo è il nostro cuore, che qualcuno dice: ah, io sono Mosè, basta umano. No, a noi ci piace essere Aaron e Ur, che alzano le braccia a quelli che hanno le braccia stanche. Per questo ci chiamano 30.000 persone. E qualcuno che sta con noi hanno visto a l'una di notte, 3 ore, 7 mattina, in questo orario.
però non è un problema per noi, sappiate che non è un problema, perché è bello essere Aronne e Ur, perché nella chiesa purtroppo non si vede Aronne e Ur, si vedono quelli che ti danno il colpo di grazia. Sai, le braccia che ti stanno cadendo, i dà già scioppa proprio. Fiu. Mentre a volte è più bello trovare Aronne e Ur, che non stanno lì a puntarti il dito, che non stanno lì a dirti: ah, però hai visto che fatto? No, che stanno lì a dire: shh, ti chiedo solo una cosa, dammi la tua mano, che te la devo alzare. E allora è bello poi vedere i frutti, è bello vedere poi famiglie ricostruite, è bello vedere, come dire, famiglie che si ritorna insieme, matrimoni che si ricostruiscono, è bello vedere che il cuore dei padri verso il cuore dei figli verso il cuore dei padri, questo è bello. Prima pregavo per due ragazzine là, che non l'avevo nemmeno riconosciuta, a tua figlia Tina, la mascherina vuota. Si è fatta grandissima, ho pregato per loro, ho detto: Dio è un Dio giovane, perché molte volte ci pensiamo a chiesa, sai, per i vecchi, per le persone che hanno bisogno, perché lì là, no, io ho dato la vita a Gesù che avevo 20 anni, stai proprio in un meglio, voglio dire. Quindi se qualcuno oggi viene in chiesa qui e non trova un Aronne o un Ur, ma che ci deve rimanere a fare in questa chiesa? Ma state seguendo? Ma se trova invece di una Aronne, ne trova 10. Se trova persone, se oggi troviamo persone in chiesa che invece di subito di farti la radiografia, ti dicono: aspetta, prima che mi dici i tuoi problemi, tu, non mi interessa. Io so solo una cosa, che se ti prendo la mano e te la alzo, io sono convinto che la tua vita avrà la giusta vittoria. La chiesa degli ultimi tempi sarà una chiesa non solo dei Mosè, no, dei grandi liberatori, perché una volta c'era questa unzione che girava nella chiesa, l'unzione del singolo, gloria a Dio. Vi ricordate i grandi uomini hanno fatto la storia? Reinhard Bonnke, tanti uomini, John G. Lake, tutti uomini, dice, ma chi sono sta gente? Grandi uomini che hanno fatto la storia, Dio si serviva di un come dire, di una sola persona. Ma oggi c'è l'unzione della Chiesa, perché quando l'unzione è della Chiesa ed è sulla Chiesa, la gloria non va a un predicatore, la gloria va solo a lui. È l'esito della vittoria di Mosè, quelle braccia alzate e quelle braccia alzate sostenute da Aronne e da Ur, significava questo, che la gloria non andava a loro, andava a lui. Per questo Mosè alzò e edificò un altare, perché era un altare di ringraziamento. L'Eterno è la mia bandiera, l'Eterno è la mia vittoria. E oggi nel 2022, che oramai siamo entrati in un'era tecnologica, cibernetica, del transumanesimo, avete mai sentito questi termini? Wow, pastore, che sta parlando turco, sentirete parlare spesso di queste cose, transumanesimo. Ma che un pastore stasera, no, non faccio uso di più niente, non vi preoccupate. Sentirete parlare di queste cose. Siamo entrati in un'epoca dove quando dobbiamo pregare, dobbiamo alzare le braccia al cielo, ma queste cose si facevano, ancora state a fare queste cose? Sì, ancora siamo a fare queste cose. Ancora mi inginocchio davanti all'Iddio della gloria. Ancora alzo le braccia a lui, perché io so chi mi difenderà. Io so chi si alzerà per me contro Amalek. Io so chi si alzerà per me quando qualcuno vuole mettermi il piede per farmi inciampare. Io so lui chi è. E allora io non alzerò una volta ogni tanto un altare.
tutti i giorni dirò davanti al cielo, su questa terra e soprattutto all'inferno, io dirò che c'è un Dio di Israele che è dalla mia parte. Casa, chiesa, famiglie, volete mettere la bandiera della vittoria nella vostra casa? Non importa quanto ardua è la tua battaglia, questa è una parola per qualcuno di voi. Non importa quanto ardua è la tua battaglia e quanto stanche sono le tue braccia. Oggi ti dico da parte di Dio che ci sono Aaron e Ur che ti alzeranno le braccia e ti faranno vedere la vittoria. Ho concluso. C'era un problema in Israele, che nel momento che stavano riposando si alzò Amalek. Ci sarà un momento nella tua vita dove magari hai appena visto una vittoria, hai appena visto un momento forte o l'inizio di qualcosa di bello, pam! Viene Amalek che vuole distruggere la tua fede, viene Amalek che vuole scoraggiarti, viene Amalek che non vuole farti arrivare al proposito che Dio ha per la tua vita. Però voglio dirti una cosa, voglio darti una bella notizia. C'è sempre un Ur e una Ronne che ti verranno incontro. Sempre. Ci saranno sempre angeli che ti alzeranno le braccia. Questa è la bella notizia. E non sarà domani, ma oggi tu pianterai la bandiera della vittoria nella tua casa. E altri vedranno. E Amalek, sapete che cosa farà? Tutte le persone che volevano vedere la tua sconfitta, tutte le persone che volevano vedere la distruzione della tua casa, tutte quelle persone che hanno parlato contro e male di te, vedranno la bandiera dell'Eterno. E quella bandiera significherà vittoria certa. Amen. E guardate che dice, e finisco. Mosè costruì quindi un altare al quale pose nome l'Eterno e la mia bandiera. E disse, la mano è stata alzata contro il trono dell'Eterno. E l'Eterno farà guerra ad Amalek di generazione in generazione. Quindi dove stai Amalek? L'Eterno ti ha fatto guerra. E ti farà guerra. Quindi chiesa, non c'è un Amalek che potrà alzarsi contro di te, perché è già sconfitto. Amen. La tua vita posata sulla roccia, sempre Dio muoverà una ronna per te e un Ur, sempre. Amen. Vogliamo alzarci in piedi? Vogliamo concludere con una preghiera? Dio si è mosso in un modo meraviglioso già prima. Io voglio che possiamo fare anche per un solo istante, anche se è un canto breve che conosciamo tutti, però lo voglio fare questo, dai, lo facciamo 7-8 volte, no, sto scherzando. Alleluia. Dai. Alleluia. Solo per un istante. Alzo le mani, anche se non ho forse alzo le mani. Anche se ho mille problemi, quando alzo le mani,
mani, comincio a sentire. Inizia a sentire questa unzione. Che mi fa cantare quando alzo le mani. Comincio a sentire il fuoco. Quando alzo le mani, il mio peso scompare. Ricevi nuove forze in questo momento, nel nome di Gesù Cristo. Non farti rubare più da Amalek la benedizione dell'Eterno. Non farti rubare più da Amalek la terra promessa. Alzo le mani, anche se non ho forze. Anche se non ho forze, alzo le mani, alzo le mani. Anche se ho mille problemi, anche se ho mille problemi. Quando alzo le mani, comincio a sentire un'unzione che mi fa cantare. Quando alzo le mani, comincio a sentire il fuoco. Quando alzo le mani, il mio peso scompare. Nuove forze tu mi dai. Tutto questo è possibile, tutto questo è possibile. Chiesa, ricevi nuove forze, ricevi nuove forze. Tutto questo è possibile, tutto questo è possibile, quando alzo le mani. Tutto questo è possibile. Ricevi nuove forze nel nome di Gesù, Chiesa. Quando alzo. Sì, Signore. In questo momento ricevi nuove forze nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Quando mi dono a te, Signore. Amen, amen. Alleluia. Vuoi dare un grido di giubilo al Re? Un grido di vittoria. Alleluia. Vogliamo prenderci per mano tutti? C'è un'unzione di corpo sulla Chiesa stasera. Prendi la mano della persona a fianco a te. La persona che ti ha dato la mano sarà il tuo Aaron, il tuo Ur, che ti sosterrà. Amen. Guarda per un solo attimo la persona. Ragazzi, io voglio dirvi una cosa, voglio dirvi una cosa. Adesso preghiamo e ce ne andiamo tutti a casa. Io voglio dirti una cosa, la vita è fatta di questi valori. È fatta di valori di qualcuno che ti alza la mano seriamente. La vita, a volte o siamo super spirituali o siamo così egoisti. No, la vita è fatta di questo. I valori cristiani sono questi. Aspetta, devo pregare se Dio mi dice di dare la mano al fratello. No, per dare la mano al fratello non devi pregare. Ce la devi dare e basta. Se devi lavare i piedi a qualcuno, fallo. Ragazzi, questi sono i valori cristiani.
Questi sono i valori che si vivono in una chiesa. Non ci stiamo inventando niente, perché ci sarà sempre qualcuno che ha bisogno. E questo deve succedere anche nelle famiglie. Alza la mano di qualcuno, incoraggia qualcuno, invece di dirgli quattro parole brutte, digine una bella. Mamme, padri, figli, incoraggiatevi sempre, sempre, perché questi sono i valori che rimarranno in eterno. Se tu passi tutta una vita a fare tutto bello e poi non sei mai andato vicino a magari a tua moglie, a tuo marito, a un fratello, e ti hai alzato la mano per dirgli io ti sostengo, che cosa mai... Non fate l'errore che ho fatto io, che a 11 anni pensavo che ero quello che poteva spaccare il mondo, ma sono uscito di casa ribellandomi ai genitori, e i miei genitori ne so più io di voi. Poi dopo ho capito tante cose, che ci sono valori cristiani che non finiscono mai. Quindi in queste mani alzate, in queste mani unite, che lo Spirito Santo possa far scendere veramente un'unzione del corpo, che possa far scendere l'unzione di una famiglia, così come una madre tiene, come dire, i figli come una chiocciola, no? Che li protegge, così come un padre che dà la propria identità, così la Chiesa di Cristo deve essere. Ragazzi, non più io sono meglio di te, tu sei meglio di me, non più il suo pastore, guai, no. L'unzione del corpo. Io non sto più qua, io sto in mezzo a voi, perché io non so nessuno. Dio ha deciso che di farmi fare il pastore, ma io non so nessuno, quindi io sto in mezzo a voi. E l'unzione che scenderà su questa chiesa sarà un'unzione di famiglia. Sarà un'unzione, no, quelle là, i super, no, sarà un'unzione di famiglia. Da questa chiesa usciranno famiglie ricostruite. Da questa chiesa usciranno padri e madri, da questa chiesa usciranno persone che amano, da questa chiesa usciranno persone che avranno ricostruito i propri valori, i valori cristiani, che non c'è bisogno, io mo divento evangelico, non so che farmene degli evangelici, noi siamo diventati cristiani, punto. Cristiani, punto. Se un giorno qualcuno ti chiede ma chi sei? Sono un cristiano. Ah, ma sei un cristiano cattolico, un cristiano evangelico, un cristiano? Sono un cristiano, punto. Poi tutto il resto l'ha messo l'uomo. Cristiani che hanno i valori cristiani. Amen. Quindi queste mani che hai, la mano della persona che è al tuo fianco, non è un numero. Non è un numero, la mano della persona che è al tuo fianco è l'essenza di Dio. A fianco non hai un marito, una moglie, a fianco è come se tu avessi Dio. Non so se sto rendendo l'idea. Quindi inizi a trattarlo diversamente il fratello, inizi a trattare diversamente la moglie, il marito, i figli, inizi a trattare tutto diversamente con i valori cristiani. Amen. Che mentre facciamo per l'ultima volta questo canto, se ci stanno guardando anche in diretta su Facebook, fate la stessa cosa. Non ci interessa a noi fare i like, ci interessa che Cristo sia realmente vivente in ogni chiesa, in ogni casa, in ogni giovane, meno giovane. Alleluia, per l'ultima volta, dai. Signore, che un'unzione di corpo possa scendere sulle nostre vite in questo momento. Che un'unzione di famiglia, un'unzione di valori cristiani, che il cuore dei padri possa ritornare verso i figli e quello dei figli verso i padri. Che ci sia una riconciliazione questa sera. Mentre alziamo le mani al cielo, alzo le mani, non ho forze,
alzo le mani a Lui, anche se ho mille problemi. Alza la mano della persona a fianco a te. Quando alzo le mani comincio a sentire una unzione che mi fa cantare. Quando alzo le mani, wow, che unzione, ragazzi! Il fuoco. Quando alzo le mani, il mio peso scompare. Ricevi in questo momento, ricevi in questo momento. Tutto questo è possibile, tutto questo è possibile. Quando alzo le mani. Di alla persona che gli stai alzando la mano, io ti sostengo. Io ti sostengo. Di alla persona al tuo fianco, io ti sostengo. Io ti sostengo. Alzo le mani. Signore, insegnaci i valori cristiani. Mentre alziamo le nostre mani a te, Signore. In questo momento le mani comincio a sentire una unzione che mi fa cantare. Alzo le mani, comincio a sentire, inizio a sentire il fuoco. Quando alzo le mani, il mio peso scompare. Nuove forze tu mi dai. Tutto questo è possibile, tutto questo è possibile. Quando alzo le mani, ora ricevi nel nome di Gesù. Ora, ora, ora. Vai e porta questa unzione ovunque tu vada. Vai e porta questa unzione nella tua casa, nella tua famiglia. Vai e porta i valori cristiani ovunque Dio ti manda. Sì, Signore. Vogliamo invadere la terra di valori cristiani. Riceviamo, Padre. Riceviamo, Padre. Alza, alza le braccia per l'ultima volta. Padre, nel nome di Gesù. Riceviamo, riceviamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. E amen. Alleluia.